many sights to see. And when I look in my window, so many different. Oggi amore. Però non avete un po' paura? Tutti sono un po' non vicini. Ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Non c'è niente. Buongiorno da Mondello. Siete preoccupati? Ma no, 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 noi abbiamo l'alcol che ci protegge. Beh, no, non eravamo. A parte gli scherzi, è una situazione seria perché è una malattia contagiosa, si muore. Non eravamo al corrente di tutto ciò e sì, un po' mi preoccupa a sto punto. Non ho mai visto cinesi qua a giocare a carte con noi. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Il 22 febbraio dell'anno scorso è stato l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di carnevale. E proprio quella sera ricordo che sono andata ad una festa di compleanno e non pensavo che quella sarebbe stata l'ultima volta che sarei uscita, perché come tutti ben sappiamo, è scoppiata una grandissima pandemia che si è diffusa sempre più velocemente senza tregua, costringendo qualsiasi persona a restare in casa per qualche mese. Si usciva solo per cose strettamente necessarie, come per fare la spesa o andare in farmacia, rispettando giustamente tutte le regole, come mettere la mascherina, indossare i guanti, ma una tra tutte era quella di stare il più possibile lontano dalle persone. Questo è stato molto difficile. Io ho trascorso quei mesi sempre in casa, passando le mattinate davanti al computer facendo le video lezioni, il pomeriggio lo passavo a studiare e quando avevo un po' di tempo libero leggevo qualcosa. Ad essere sincera, tutto questo, almeno in quel primo periodo, non mi ha sconvolto troppo, anche perché speravo che sarebbe tutto tornato alla normalità, ed invece tutto questo è un po' cambiato. Sì, certo, a settembre siamo rientrati a scuola quasi tutti, con molte regole da rispettare, la continua distanza che dovevamo mantenere, ma questo poi non bastò più, perché i contagi risalirono sempre più velocemente, e così, già a fine ottobre, siamo nuovamente dovuti tornare a casa e fare ancora una volta lezione attraverso il computer. A febbraio, anche se abbiamo iniziato a fare 2 giorni a scuola e 2 giorni a casa, io comunque non ho capito più nulla. Siamo tutti stanchi. Ho un po' perso la voglia di fare tutto, la voglia e l'energia che avevo prima, ora non c'è più. E sto dicendo questo per dare voce e far sentire meno sole anche quelle persone che stanno provando la mia stessa cosa, o che forse si sentono peggio di me. Ora riesco a dirvi solamente una cosa. Non dobbiamo mollare adesso. Dobbiamo essere ancora più forti di prima. È difficile, lo capisco. Però è proprio ciascuno di noi che deve vincere nel suo piccolo nella vita. Dovete affrontare anche questo ostacolo. Solo. Solo in questa notte solitaria dove tutto tace. Siamo io e la mia mente. Soli a far baccani in questo dipinto sepolcrale del tutto privo di movimento e suono. Niente turba la nostra animata ma silenziosa conversazione. Sto parlando della solitudine, conosciuta soprattutto per la sua accezione negativa, ovvero quella condizione in cui vengono a mancare la compagnia, l'affetto, l'amore, le cose da fare e persino l'odio di qualcuno. Ma la solitudine, fra le righe, ha anche una sua accezione positiva, che si traduce nell'introspezione di se stessi. Quell'introspezione tanto cara al vecchio Seneca. Perché quando siamo soli, siamo veramente noi stessi. You don't understand, I'm no evil entities. I can hold my breath, say I'll be alright, but can I hurt to think when I can't feel a thing? Tell me to my face, already hairy last week, driving me insane. You see you really badly, tell me what's her name, yeah. Ore 10:45. Riccardo, che ha 8 anni, è seduto al tavolo della cucina, nell'appartamento dove vive con i genitori e la sorellina di 1 anno e mezzo. Con la testa appoggiata nell'incavo del gomito, Riccardo scrive le risposte a un questionario sul racconto che ha appena letto, su un libro di compiti per le vacanze. Fa la terza elementare, la scuola ha chiuso all'improvviso e i libri di testo sono rimasti in classe. Oggi è il padre ad aiutarlo a fare i compiti, il venerdì è a casa perché un giorno alla settimana è in cassa integrazione.
Dopo gli esercizi di italiano, Riccardo guarda sul computer di casa una presentazione preparata dalla maestra di matematica. È un argomento che non avevano ancora affrontato in classe, ma non sembra troppo ostico. Dopo una mezz'ora però la concentrazione cala e le tabelline diventano difficili da ricordare. Le maestre di Riccardo non hanno previsto video lezioni e lui non vede i compagni in chat né altri modi per tenersi in contatto con loro. Con regolarità scrive delle email agli insegnanti per raccontargli come sta e inviargli gli esercizi che ha fatto. La scuola gli manca, così come i suoi amici, ma sa che prima o poi tutto tornerà come prima. Il mio pensiero sta degenerando in un turbinio di congetture sgrammaticate e prive di logica, per l'affanno e la foga con cui corre fra i neuroni della mente. Sapete, ultimamente mi attraversano i pensieri più strani. Ne resto travolto, rischiando una crisi o che so, chi lo sa. È strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente. Io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo. Ma sono qui invece, io che inseguo me stesso. Silenzioso sì, ma io lo sento. Spesso ho come l'impressione di correre dietro me stesso. Allora vorrei solo scappare, ma non posso fuggire. Devo uscire ed essere inseguito. Correre per strade senza fine. Voglio solo andare via. Ma chi potrà mai credermi? Chi può sapere come sono fatto dentro? Scegli se agire o se fuggire, se unirti o lottare, se apri il cuore anche all'amore, la vita può cambiare. C'è un'energia dentro l'acqua, nel tuo cuore c'è la magia, rendi onore alla memoria, con la luce il buio va via, ci ha unito la sorte, non dividiamoci mai, diverrai sempre più forte quando proverai. E nonostante tutto, vedo nei vostri occhi la stessa paura che afferra il mio cuore. Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza. Ma non è questo il giorno. Quest'oggi combattiamo. Roma, Ospedale San Filippo Neri. Nascosta tra le braccia di Sheira, Giulia potrebbe non esistere. Quella dentro la tutina rosa, la cuffietta in testa e i piedini infilati nelle babucce potrebbe essere una bambola. Non geme, non piange. Sembra che dorma, invece sta poppando. Sheira le scosta la cuffietta dal viso e via il sipario. Ecco l'espressione strapazzata di una bambina scaraventata sulla terra da un altrove. Giulia è nata alle 5 del mattino. Oggi qui ha partorito solo Sheira, è nata solo Giulia. Questa unicità le rende ancora più minuscole, ma allo stesso tempo ancora più forti, cariche di futuro, di speranza, di poter togliere a tutti quella sofferenza con cui si stanno abituando a vivere. Quando è nato Mattia, il primogenito, le famiglie di Sheira e del suo compagno erano ammassate in ospedale, famiglie numerose, quasi clan. Ci è voluto il Covid per tenerle a casa. Adesso Sheira è sola. Condivide con Giulia una stanza in cui due creature che hanno condiviso lo stesso corpo per 9 mesi ora possono scindersi e fare amicizia. Le ostetriche preparano il prossimo parto mentre la ginecologa entra a parlare con Sheira con un sorriso gentile e in mezzo a tutte queste donne si intravede il mondo che verrà. Come state? Che bello vedervi! Dai, fatemi sentire! Ciao! Beh, benissimo, guarda! Bello, vieni bene! Fantastico! Come fantastico! Super mega felicissimo! Allora, bene? Come state? Sì, dai! Come avete passato questi giorni? Leonardo, come hai passato questi giorni? Beh, dai, niente di che, alla fine ci si annoia come al solito, però si va avanti.
Cioè, sei un sacco di tempo, sei un sacco di tempo da usare per le cose che ti interessano, è vero, però. Io ho studiato. Hai Sì. studiato? Cosa di bello? Circa studiato. Questo circa studiato, un po' di perplessità mi lascia. Comunque, circa studiato va benissimo. Giulietta? Allora? Come Ma stai? tanto si sta bene alla fine, cioè, non vedo nessuno, posso fare quello che ho voglia di fare. Ebbene, dai, vi racconto io quello che sto facendo in questi giorni. Niente, ho iniziato a pitturare, ragazzi. Cioè, vi rendete conto? Quindi hai rovesciato il barattolo di vernice su un foglio? Ma ti sembra che io vada a rovesciare il barattolo di vernice su un foglio? Casomai, quello sei tu. E invece tu, Silvia, cosa ci racconti? Beh, ho scoperto che esiste anche l'igienizzante all'arancia. Non pensavo esistesse anche il gusto all'arancia. Davvero? Che bello! Super, Ma grazie. l'igienizzante hanno un gusto? Certo, è ovvio, è così che si fanno le torte in questo periodo. Quindi posso mangiarlo? No, no, sì, no, è tipo, lo puoi usare con i cereali, è col latte, invece c'è scritto a mucchina. Ah, per le Non fa mucche! ridere, Esatto. non fa ridere. Capito? Obbligherò Tommaso a togliere la battuta sul a mucchina, No, perché no, no, è no, fantastica. è fantastica un corno. È una malattia che ce la posso fare, io raggiungerò, io ce la farò e ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'aliella. Io volerò, tocchi a me, ce la devo fare, non mi importa se è impossibile, ma io scoprirò la mia verità. Finalmente io saprò volare, godetevi il potere e bellezza della vostra gioventù. Non pensateci. Il potere di bellezza e gioventù lo capirete solo una volta appassite. I veri problemi della vita saranno cose che sicuramente non vi saranno mai passate per la mente. Ma adesso vi dico qualcosa io. Quando siete spaventati, cantate. Non sentitevi in colpa se non sapete cosa volete fare della vostra vita. Ballate, anche se il solo posto che avete per farlo è il vostro soggiorno. Leggete le istruzioni, anche se poi non le eseguirete. Rendetevi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno anche in momenti come questo. È difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo. A volte è come se la vedessi tutta insieme ed è troppa. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare e poi mi ricordo di rilassarmi e smetto di cercare di tenermela stretta. E dopo scorre attraverso me come pioggia e io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita. E un altro giorno incominciato, piatto, anonimo per il suo vuoto, senza nessun tipo di sussulto, come del resto lo sono tutti i giorni, in attesa di novità, aspettando quel cambiamento che ti scuota la vita, nella speranza che questo avvenimento sia sempre dietro l'angolo di ogni giorno. Ma tu sei lì, che speri, mentre tanti minuti, le ore. I giorni passano uno dopo l'altro, simili a se stessi. Beh, per quello che vale, non è mai troppo tardi per essere quello che davvero vuoi essere. Non c'è limite di tempo. Comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio.
Io spero che tu viva tutto al meglio. Mi auguro che tu possa vedere cose sorprendenti. Spero che tu possa avere emozioni sempre nuove. Spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi. Desidero che tu possa essere orgogliosa della tua vita. E se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero. Andrea si avvicina a un bidoncino dei rifiuti e si accerta che sia stato svuotato. L'hanno mandato qui a verificare se il servizio attivato per una persona in isolamento a causa del Covid-19 funziona. I rifiuti vanno messi, senza differenziarli, in almeno due sacchetti, uno dentro l'altro. Ravi Venardo, una ventina di chilometri a sud di Lecce, con la moglie e i figli di 16 e 13 anni. Lavora per un'azienda che svolge servizi di igiene urbana in vari comuni della zona. Da quando è cominciata la pandemia, l'azienda ha attivato il lavoro a distanza. Quando Re torna a casa, la moglie si è svegliata dal suo riposino e sta preparando il pranzo. Lui vuole farle un regalo per la festa della mamma e, prima di rimettersi al lavoro, farà un giro per i negozi sotto casa mentre lei dorme. Stasera forse Re giocheranno a carte, tutti assieme, come hanno iniziato a fare durante il lockdown. Doveva essere un modo per tenere i ragazzi lontani dallo smartphone e ha funzionato, ammette Re. È un rito che ci mancherà quando tutto sarà finito. Ho passato un anno chiusa nella mia mente, in una stanza vuota, a rimpiangere ogni notte in cui avevo la libertà di poter afferrare qualche vestito e i libri del cuore, darmi una passata di smalto e scappare su un treno per ricostruirmi una vita a Berlino. Ho sempre letto tanto, per guardare il mondo attraverso occhi non miei, vivere ogni giorno dentro alla mente di un autore illuminato, di una persona diversa, per mettere ordine fra i miei pensieri rumorosi e malleabili come burro al sole, ma non avrei mai potuto immaginare che proprio questa passione mi avrebbe aiutato a sopravvivere a me stessa, nel momento in cui l'unico confronto e conforto che avevo era con le pagine ingiallite e con il loro profumo di inchiostro e polvere. Ho avuto un anno di tempo per poter smantellare la mia intera persona e ricostruirla da capo. Da principio mi sono sentita come se avessi ingoiato 1984 e i teleschermi mi ricoprissero interamente, come se fossi un Argo dai 100 occhi che spia ogni angolo di sé. Ma ho sempre saputo di essere anche una torre di Babele, dove ogni lembo di me parla una lingua differente ed è destinato a cadere. E mentre la normalità come la conoscevo si disfaceva intorno a me, io vivevo mille sogni in un'ora ed esploravo i miei personaggi. Mi abbattevo e ricostruivo, mi reinventavo, mentre mi proteggevo da tutto quello che il coronavirus mi stava portando via. Personalmente mi trovo bene con poche persone. La mia mamma, il mio papà, la mia sorellina e i miei amici. I miei amici. Cavolo, penso che i miei amici siano una delle cose più belle che mi siano mai capitate nella vita. Me lo ricordo ancora la scorsa estate. Già, uscivamo tutti i giorni. E credetemi quando dico, tutti i giorni. Poi è iniziata la scuola e ci vedevamo nei weekend. Poi è arrivato febbraio e ha cambiato tutto. Non si usciva più. Né per la scuola, né per lo sport, né per una semplice passeggiata da soli, figuriamoci con gli amici poi. Ma noi non ci siamo arresi. Facevamo chiamate tutte le sere, ci scrivevamo tutto il giorno e io non smettevo di pensargli un secondo. Stare chiusi in casa sapendo che c'erano i tuoi amici a 500 metri da casa tua era un'agonia. Perché sì, è vero, ci chiamavamo, ci scrivevamo, ma non era la stessa cosa.
Mancava quell'abbraccio, quella risata, quel sorriso, quello semplice stare insieme che ci rendeva inseparabili. Io però mi rifugiavo nel mio letto con la mia musica. E questo mi fa pensare a un verso di una canzone di Mr. Rain, la somma, quando dice «La distanza ci farà rendere conto di chi abbiamo realmente bisogno». Ed era proprio vero, cavolo. Sentivo di aver realmente bisogno di loro solo adesso che non potevo più averli vicino. Grazie al lockdown ho imparato che la vita può riservarti tantissime sorprese. D'altronde chi è che se l'aspettava di rimanere chiuso in casa 3 mesi? Quindi bisogna passare ogni momento con le persone che ritieni speciali, proprio per rendere speciale ogni momento. Non so se ti ricordi di me, quanto è bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancata. In un bosco di me c'è rumore incessante, lo faccio da parte, tu sei la mia voce. La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine. Non è quello che vidi che mi fermò, piuttosto quello che non vidi. Potete capirlo, no? Quello che non vidi, in tutta quella sterminata città c'era tutto tranne la fine. C'era tutto, ma non c'era una fine. Pensate a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. E voi sapete che sono 88. Su questo nessuno vi può fregare. Non sono infiniti loro. Voi siete infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che potete fare è infinita. Tutto quel mondo addosso che nemmeno sapete dove finisce e quanto ce n'è. Ma voi non avete mai paura di finire in 1000 pezzi soltanto a pensarla quell'enormità, a viverla. E di desideri ce n'erano. Ce n'erano più di quelli che potevano stare su una nave, tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato a vivere in questo modo. Condizione particolare. Sì, proprio così. Se dovessi parlarvi della mia solitudine, la definirei proprio così. Condizione particolare. Ma ciò non deve impietosirvi. Attenzione, è solo una condizione particolare. Starò registrando. Giorno 1 di quarantena. Il governo ha chiuso tutto. Sono giorni che persone muoiono da dove è venuto questo virus. Che cosa vogliono da noi? Giorno 17 di quarantena. Stanno cercando il paziente zero, ma sembra essere sparito dal mondo. Da cosa si sarà originato questo virus? C'è chi dice che sia nato in laboratorio. C'è chi dice che sia stato proprio il governo stesso ad averlo creato. Non so di chi fidarmi. Non posso fidarmi di nessuno. Giorno 19 di quarantena. Sto cercando di costruirmi un bunker antivirus. Il punto è che le risorse scarseggiano, soprattutto quelle in casa mia. Mi sento sempre più osservata. Sono sicura che mi stanno ascoltando. Giorno 43 di quarantena. È il 5G. Tutti quelli che hanno il 5G hanno preso il virus. È il 5G. Ho sentito di gente che è andata a buttare giù le antenne. Hanno fatto bene. Pare non fosse colpa del 5G. Spero che qualcuno riceva questo messaggio. Vi prego, aiutateci. Giorno 161 di quarantena. I governi esteri parlano di un vaccino. Non mi fido di dire. Questo vaccino conterrà un chip. Ne sono sicura. Una di quei cose che ti si impiantano sotto la pelle. E ti controlla la mente. Giorno 174 di quarantena. Non vaccinatevi. Non fidatevi di loro.
Giorno 195 di quarantena. Il chip sta facendo fare idiozia a tutti. Ma non posso parlare adesso. Giorno di quarantena 214. Più radice di Y. Con Y uguale a 2 alla seconda, meno 18 più 41 diviso 3. Il chip ci sta controllando. Giorno 1 della fine. Siamo tutti liberi. Ma a che prezzo? Ma stiamo ancora registrando? No, no, aspetta. No, allora, forse lo vuoi fare tutto da capo. Mi sono appena accorto che ho la freccetta del mouse sopra la faccia di Giulia. Certo che Giulia, la tua faccia attira le freccette del mouse. Cioè, non ho capito, ogni volta, sempre. Un'altra cosa, ho scoperto che questo igienizzante sa di arancia. E sa di arancia! Arancia! Cia! 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 E sa di arancia! I palloncini sono proprio inutili. Tu che ne dici? Sono veramente d'accordo. Non so come facciano a piacere ai bambini. Sono veramente inutili. Oh no! Oh, sì, sì, certo, sono d'accordo, sì. Ma di cosa sto parlando? Ma tu hai capito qualcosa di quello che ha detto? No, guarda, non guardare me perché non ci ho capito proprio niente. E tra l'altro, a proposito di non capirci niente, tu sai che cosa sta facendo? Quello di là. Ecco, mi scusate per il ritardo, ma stavo finendo di preparare il tè. Arrivando qui sento qualcuno che parlava di palloncini. Ma lui cosa sta facendo? Tu ne sai qualcosa? Cosa? Cosa sta facendo? Non lo so. Mi sono persa. Tu l'hai capito? Sì, ho capito.